al Dipartimento dell'Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Siena sta facendo un progetto sull'intelligenza artificiale, ce lo può spiegare? Sì, in realtà non è un progetto specifico, diciamo che è un po' la natura del tipo di ricerche che portiamo avanti da molti anni in diverse forme, centrate soprattutto sullo studio di reti neurali artificiali e modelli di apprendimento. Quindi l'idea, per dirla nel modo più semplice possibile, è di avere delle macchine che, anziché essere progettate per fare un qualche cosa di specifico da un programmatore, come avviene col software cui siamo abituati nella quotidianità, sia piuttosto una macchina che inizialmente non sa nulla di quello che deve fare, ma ha la facoltà di osservare esempi nel mondo reale, un po' alla volta, di migliorare il proprio comportamento adattandosi al mondo e apprendendo magari quelle leggi che l'uomo non riesce ancora a esprimere in modo esatto. Un bambino super intelligente. L'idea è un pochino questa, la metafora dell'apprendimento nell'uomo è assolutamente centrale, difatti i modelli di cui ci occupiamo, in particolare le reti neurali, sono proprio ispirati al paradigma biologico di riferimento, che è il cervello dell'uomo, per cui costruire una specie di organo sintetico, molto più semplice naturalmente del cervello, dotato di tante piccole unità che sono un po' le cellule neurali che comunicano tra di loro, e soprattutto dotato di un meccanismo che nel cervello che si chiama la plasticità, la capacità di adattarsi. Noi al momento della nascita abbiamo questo cervellino ancora piccolino che è forgiato secondo i dettami del codice genetico, ma che poi non smette mai nel corso della vita di evolversi sulla base del proprio vissuto soggettivo, e così queste macchine, anche loro costruite in un certo modo, sono poi in grado progressivamente di adattarsi e compiere compiti sempre più complessi.